un'impresa oggi. Potevamo finire anche con più gol di scarto. Ragazzi sono stati bravi perché con queste temperature giocare queste partite è sintomo ancora di voglia. Le avevo chiesto di valorizzare tutto quello che avevamo fatto durante la stagione, malgrado i tanti problemi che abbiamo avuto per il Covid. Essere arrivati ai playoff in ogni caso è un traguardo, e esserci conquistati la finale credo sia un grande merito di questi giocatori che oggi credo che abbiano anche sul piano del gioco, siano riusciti ancora una volta a fare una buonissima partita. Senti, però non possiamo che chiederti qualcosa, qualche spiegazione su Andrejka. No, Andrejka ha avuto dei problemi familiari ed è dato un permesso. Quindi domenica ci sarà? No, perché è rientrato in Albania. Paese. Okay. Per cui non ci sarà. Mentre maggior merito ancora a quelli che hanno giocato. Certo. Un'altra. I ragazzi davanti oggi hanno giocato un'ottima gara, sia Nappello che Brian, che Madiotto, che Pozzebon hanno interpretato molto bene la gara. Passando alla difesa, anche un'altra sorpresa informazione, forse per noi ma non per lei visto che l'ha scelto, Monticelli ancora titolare, giovane del 2002 rispetto ai più rodati Biolcati e Porcino, ha una motivazione? No, allora, per quanto riguarda chiaramente Porcino è un discorso di fuori luogo, nel senso che, però è anche vero che Monticelli è cresciuto molto. Sì. Sta giocando bene, è cresciuto nel suo modo soprattutto di difendere, perché era un ragazzo che in fase di spinta ci dava delle garanzie, in fase di copertura, e lui era abituato a giocare a 5, per cui nella difesa a 4 ha dovuto fare un lavoro. E poi non bisogna dimenticarsi che anche lui è stato in quarantena un mese per via del Covid, per cui ha avuto un periodo difficile. Senti, se vogliamo provare, insomma, dovevamo chiudere la prima sta partita. Ma allora, prima di tutto abbiamo giocato contro un avversario che nel reparto offensivo ha giocatori pericolosissimi, e anche se credo che sul piano del gioco abbiamo fatto meglio noi, anche loro hanno avuto un paio di occasioni importanti. Però è vero che noi abbiamo avuto tutta una serie di situazioni e di occasioni che meritavano magari che meritavano un risultato più ampio, ecco. Poi alla fine, quando sei 1-0 e l'avversario non ha più niente da perdere, qualcosa si rischia sempre. La partita, lo diciamo adesso perché la semifinale dell'altro campo di Arzignano non è ancora conclusa, sono supplementari. Lei ha delle preferenze se affrontare l'Arzignano e il Caldiero, visto anche come li abbiamo già affrontati in campionato? Possiamo perso con entrambi, purtroppo. Sono due compagini molto forti. Giocare in casa. Sì, sarebbe bello magari fare la finale a Chioggia, ma sono due avversari che vanno rispettati, ma questa è una squadra che ha dimostrato durante la stagione di giocarsela con tutti. Una domanda un po' più di sistema, un po' più ad alto raggio, sì. E a volo da qui, lei questa squadra insomma da quasi dall'inizio del campionato è riuscito a portarla in finale di playoff, campionato concluso comunque ampiamente in maniera positiva. Quanto manca, secondo lei, a questa squadra per poter dire facciamo come il Trento quest'anno, senza dire cosa ha fatto il Trento quest'anno? Cioè, quanto manca per essere prima? Ecco. Io sono paragoni che sono sempre difficili da fare. Io sono arrivato alla fine di ottobre, i ragazzi mi hanno sempre seguito. E io credo che partire dall'inizio e poter lavorare, almeno per me, è sicuramente un vantaggio. Per quanto riguarda i ragazzi, questa è una squadra che chiaramente arrivando fino a questo punto ha dimostrato il suo valore. Questo significa che già dall'inizio era stata costruita per il vertice, e questo bisogna dare merito ai giocatori di avere rispettato gli obiettivi, e nel calcio rispettare gli obiettivi è sempre difficile. Da domenica sarà un'altra stagione che è quella estiva, che sappiamo, è poco calcio e tante chiacchiere. Questa squadra ha un gruppo abbastanza consolidato da alcuni anni, insomma, ci sono stati pochi cambi. Aspetta, auspica che ci siano molti rinnovi, molti giocatori che decidano di restare a Chioggia? Tu mi stai facendo una domanda che in questo momento io non ti risponderei neanche. Prima di tutto perché devo parlare con la società, e poi credo che sia giusto. Siccome lei è l'unico punto fermo per ora. L'unico? È lei l'unico punto fermo? No, l'unico punto fermo è il presidente, e poi c'è il direttore sportivo, poi ci sono anch'io. Però il mio dovere è di pensare alla finale di sabato, perché questa è una finale importante, è una finale che ci vedrà impegnati, saranno
90 o forse anche 120 minuti belli da vivere, per cui io li vivo. Il calcio bisogna viverlo ogni giorno e cercare sempre ogni giorno di fare il meglio. Poi quello che sarà il futuro dipende anche dai ragazzi, non dipende solo dalla volontà della società, perché quando poi si decide di stare insieme per una nuova stagione bisogna essere contenti in tre: la società, il giocatore, l'allenatore, e di questo noi non abbiamo assolutamente parlato con nessuno. Grazie mister Daniele. Grazie mister. Ok, arrivederci.